vaso policonico è la forma di allevamento ancora oggi più diffusa in Toscana. Anche qui a Castagneto, su 850 ettari di olivete, il 90% è potato secondo questa forma. È una forma caratterizzata, come si vede, da un fusto nel quale la pianta viene impalcata a un'altezza variabile da 1 metro a 1,20 m. Su questo si vanno ad inserire le tre branche principali, anche quattro, disposte secondo un angolo di 90-120 gradi. L'importanza della forma a vaso policonico è quella secondo la quale su una branca principale si vanno a inserire vari ordini di branche e branchette secondarie, partendo dall'alto della branca principale. Diciamo, la distribuzione delle branchette avviene sulla parte esterna della branca e in questo modo si arriva ad avere una distribuzione ottimale della luce. Come sappiamo, l'olivo, quando perde il 30% dell'illuminazione dalla parte esterna verso la parte interna, si ha un notevole calo produttivo dovuto all'ombreggiamento e quindi alla riduzione della differenziazione delle gemme a fiore e così anche dell'inolizione stessa. La forma di allevamento comporta un numero di ore di potatura, soprattutto sulle piante secolari, abbastanza consistente. Diciamo che un potatore esperto riesce a potare dalle 30 alle 40 piante al giorno. Qui stiamo impostando una pianta per il vaso policonico. I tagli sono pochi da fare, non è stata mai potata in precedenza e questo comporta dover fare un taglio centrale per togliere quello che era diventato l'asse principale della pianta. In questo modo rimangono le, diciamo, tre ipotetiche branche principali, una, due e tre, che dovranno essere, diciamo, regolate nella potatura successivamente. Già adesso possiamo togliere questo pollone in modo da far sì che la pianta abbia un angolo migliore di formazione. La potatura a vaso policonico fatta annualmente consente di regolare meglio la produzione rispetto ai casi in cui questa potatura viene fatta invece ogni due o anche ogni tre anni, perché in questo modo riusciamo ad avere regolare meglio l'equilibrio della pianta, che può tener conto nel caso in cui ci troviamo in annate di carica o di scarica, oppure se è stata l'annata siccitosa o non siccitosa, e quindi la pianta ha subito anche degli stress, e quindi la potatura diventa un elemento regolatore fondamentale per arrivare ad avere poi un adeguato carico produttivo.